L'Università della Scozia Occidentale, UWS, ha subito un attacco informatico piuttosto grave. La UWS ha campus un po' sparsi dappertutto. A Paisley, che si trova vicino Glasgow, Ayr, Dumfries, Blantyre e anche a Londra. Questo attacco informatico sembra che sia accaduto il 3 luglio scorso e ha preso di mira il campus di Paisley. Il gruppo di cybercriminali, conosciuto come Risida o Risida, non so come si pronuncia bene, ha violato i sistemi dell'università mettendo fuori uso circa la metà delle infrastrutture IT, rubando dati sensibili dello staff dell'università. Cosa sia successo nel dettaglio non si sa, ma cosa avranno mai questi cybercriminali? Lo vediamo dopo la sigla. You can... They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e questa felpa non è stata mai così azzeccata per questo video in cui parlo di sicurezza informatica nelle università scozzesi, in particolare in un'università scozzese. Questa è l'ultima settimana prima della pausa estiva e quindi se non vi volete perdere gli altri video che porto e poi porterò su questo canale, non perdete l'occasione di iscrivervi al canale e di cliccare la campanina degli avvisi, così quando voi siete belli, sdraiati, rilassati sotto l'ombrellone, riceverete una notifica e non vi perderete gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi continuiamo a parlare della notizia che riguarda la University of West Scotland. Allora, il fatto è molto semplice. I cybercriminali vogliono i soldi e in particolare vogliono solamente 20 bitcoin, che a oggi valgono più di mezzo milione di euro. I dati trafugati sono già messi nel dark web e si trovano là all'asta per trovare il miglior offerente. Un corrispondente della BBC sostiene che quei dati siano veri, perché queste bande di cybercriminali operano sulla base della reputazione per fare profitto. Quindi metterebbero là un annuncio falso in cui dicono qui ci abbiamo i dati dell'università e poi non è vero. Questo gruppo di cybercriminali non è nuovo a questo genere di attacchi, infatti a maggio aveva attaccato sistemi informatici un po' sparsi in tutto il mondo. E la UWS non è l'unica università nel Regno Unito ad aver subito attacchi informatici, infatti il mese scorso l'università di Manchester aveva subito un attacco informatico da parte di altri gruppi hacker, dove sono stati rubati dati di studenti ed ex studenti dell'università di Manchester. E in questo periodo tumultuoso di attacchi informatici, e neanche la BBC, che è dove ho preso questa notizia per fare questo video, è stata risparmiata da questi attacchi informatici. Infatti sono stati vittima da un altro gruppo di hacker che hanno rubato i dati dei loro dipendenti. Benissimo, pinguini, penso che per oggi sia tutto, anche perché questo genere di notizie ogni volta sono lunghe e complesse e spero di aver fatto il mio meglio per distillarvi il contenuto. E quindi io vi ringrazio come al solito per aver passato il vostro tempo con me e mentre voi siete là rilassati nella spiaggia sotto il vostro ombrellone, io vi rimando agli altri video che porto su questo canale che penso che saranno di vostro gradimento. E quindi questo, come voi ben sapete, è l'ultimo video di FK Breaking News. Io vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!